perché mi sono ancora truccata, mi è venuto un brufolo proprio qui, no? Preciso. Allora, sentite, oggi è domenica diluvia. Se c'è qualcuno che non sente, alzi il volume! Tanto semplice, perché io magari sussurro. No, perché mi sono state fatte delle critiche proprio gratuite, no? Che praticamente sussurro, che... Un'altra cosa, che non azzecco un verbo. Cioè, c'è di molto di peggio di qui. C'è molto di peggio. Non azzecco un verbo nel senso che, siccome parlo toscano, e a qualcuno dà fastidio. Quindi io, se voi non volete sentire la parlata toscana, vi dà noia, magari cambiate canale, andate a vedere un so che so, qualcuno milanese. Oppure qualcuno che parla veneto, oppure qualcuno che parla napoletano, pugliese, quello che cavolo vi pare a voi, io non lo so, però io qui si parla toscano. Io sto in Toscana e parlo toscano, quindi so parlare così, non so parlare in altre maniere, quindi a chi non piace. Poi in questi giorni mi girano molto le scatole per via che devo andare a fare dell'accertamento del seno, quindi non ho nemmeno voglia di stare ad addentrarmi in queste critiche cazzate, barra cazzate, perché per me sono cazzate. Questo per me non è un lavoro, questo per me è un hobby, è come uno sfogo, è come un diario. Quindi se a qualcuno gli sta bene quello che racconto, ben venga, mi metta anche il like che mi fa piacere. Se qualcuno non gli va bene, invece di sta a perdere tempo a fare le critichine come all'asilo, se ne vada, magari mette il pollice in giù, tanto ora c'è un pollice, YouTube li leva i pollici in giù. Mette un pollice in giù, tanto chi se ne frega, non lo guardate sto video, capito? Non ci venite a guardarmi i video, se dovete criticare, non ci venite, preferisco che andate da un'altra parte, magari a vedere un video di pulizie con la musica che non parla, non dice neanche una parola, così non vi rompete i coglioni, eh? Va bene, dai, così. Per tutte le altre, buongiorno, benvenute in questo nuovo video. Dietro di me vedete la camera imbiancata. Manca un quadro qui perché tutto l'adesivo che c'era l'ha dovuto togliere. Non si vede bene il colore. Si vede, sì, è un color rosa antico. Qui risulta un po' più beige. E niente, ragazze, piove, diluvia. Non so oggi che si farà davvero. Una giornata di cacca. Badate in che state sono, sentitemi, vado a truccare, ci si vede dopo, perché stendiamo un velo pietoso. Quando abbiamo rimbiancato non c'ho più la mia postazione make up, perché la postazione make up, al posto della mia postazione make up ho portato questa, che è, cioè c'era anche prima la cassettiera, però era nell'angolo, era tutto un po' più guardiamoci di lontano, perché era tutto un po' troppo appiccicato, ecco, quindi ho deciso di lasciarci per ora questa qui. Le farfalle, come vedete dal muro, sono approdate sul mobile, le farfalline. E niente, ho deciso di metterla qui, però mi rimane scomodo a me perché la cassettiera con tutta la mia postazione make-up è di là, in salotto, in quell'altro salotto che c'ho di là. Quindi c'ho da trovare una soluzione con una camera grande come ciò. È possibile non riuscire a trovare una soluzione? Allora, intanto per ricominciare, la cassettiera che ho era quel color rovere. Insomma, ve la fu vedere, fu prima, no? Eccola qui. Ora l'ho messa un po'. È questo colore qui che ho deciso di imbiancarla, quello lì. Vedete che è un po' qui sacrificata dietro il mobile, dietro la poltrona, vabbè. Ho deciso di farla bianca come feci bianco quel carrello tempo fa. E anche questa qui, che è la scarpiera che avevo in camera, anche questa la tingerò di bianco e credo che in camera può darsi che non ce la rimettano anche più. Adesso vedo, vedo un pochino. Comunque questa la tingerò bianca, però non ho intenzione di votarla. Di votarla. Di votarla. Vuotarla. Parliamo
un italiano fluente, vuotarla. La lascerò piena perché non c'ho voglia di svuotarla, di portarla fuori. Fuori. Ecco. E quindi la lascerò così. La fingerò qui, con la finestra aperta, metterò un po' di carta in terra. Oh. La libero, levo tutta la roba che c'è sopra e via. Perché poi qui ci si vede anche male, non so perché. Forse perché c'è la finestra chiusa? C'è poca luce, non lo so. Vabbè ragazze, mi trucco un po', mi restauro perché guardate in che sal sono. Ah, le mie unghiette nuove sono queste, eh. Le mie unghiette nuove! Cioè, ci sentite? Io parlo piano, alzate un po' il volume, che vi devo dire? Vabbè, questi capelli sono troppo rossi. Li rivoglio biondi. Sì. Sono le punte bionde, non sono tanto biondi. Mi ci rifaccio un po' di chatouche, però mi si sciupano le punte poi. Vabbè, dai, mi metto a truccarmi. Quanta mi ce n'è andata. Sto dando il contornocchi di Verochet. Questo. Con le palline qui in cima. Che fa anche il massaggio, ma non ce lo fa perché me ne è venuta fuori troppa. Un pochino. Faccio con le dita. Ragazze, l'altro giorno un altro commento che poi ho tolto di giro perché a me questi commenti mi stanno anche un po' sul cazzo. Scusate, sono sboccata però. Ah, quando ci vo', mi fa, ma te parli sempre di make up e di beauty, insomma, queste cose qui alla tua età. Alla mia età, alla mia età. Oddio, cioè, voglio dire, sì. Io dico che quando hai 15 anni, magari, se non ne parli alla metà, quando ne vuoi parlare? A 80 anni? A 15? No, dimmi se c'è un'età giusta, ecco. Magari dimmelo, fammelo sapere. Se ti chiedo il permesso, ecco, per poter parlare di quello che mi pare poi sul mio canale, oltretutto, cioè, voglio dire, no. Poi io sono una casalinga, quindi faccio quello che mi pare. È logico che se vieni a vedere il video sul mio canale, vedi quello che fa una casalinga tutti i giorni. Ora, io quando non c'ho da fare in casa mi metto qui e ragiono con voi e mi trucco, no? È un momento, non è che faccio tutto il giorno quello, però bisogna avere un po' anche di intelligenza per capirlo, cosa che tu, quando ho visto, non hai e non hai avuto. Quindi ti ho levato proprio di giro, no? Poi lo dico qui, lo ripeto, l'ho detto anche prima. Chi non piace il mio canale? Ma non ci venite a vederlo, sapete, no? Cioè, sapete il tipo di video che faccio, quindi non ci venite nemmeno a vederlo. Non vi ci voglio, non vi ci voglio. Anzi, capito? Non vi ci voglio, anzi, volevo fare un video giveaway, che tanto non ne fo, ma sono un po' frenata per via di tutta questa gentaglia che poi mi viene sul canale, ecco. Perché dopo mi viene tutta gente, tutte magari, io non ce l'ho con le bimbettine per carità, però tutta gente, perché c'è gente e gente, c'è quelle magari che sono anche piuttosto mature e quelle che vengono qui per tanto per fare di confusione e basta, quindi. Niente. Poi vi volevo parlare di un'altra cosa, ora mi è passata di mente. Cioè, ci mancherebbe altro che io devo parlare di quello che, di quello che non mi va. Parlerò di quello che mi va, no? Il make-up e il beauty è una mia passione, è sempre stata. Questo canale l'ho aperto per questo, per questa passione qui. Quindi che cacchio volete da me? Andate da un'altra parte, andate. Vedete perché poi a volte mi viene voglia di chiudere il canale, anche per questi commenti qui, perché la gente proprio perde l'occasione di star zitta tutte le volte, ecco, di non scrivere. Purtroppo, c'è troppa gente ignorante qui sopra, proprio ignorante nel senso, nel vero senso della parola, proprio lo dico alla toscana, ignorante, ecco, ignorante si dice qui. Oh, se non vi garba, clic, basta un clic, da un'altra parte. Non so.
non so quant'era che avevo lasciato il coso qui così. L'avevo messo in pausa, ho fatto un casino, vabbè. Comunque, vi volevo far vedere che ieri se la ritrovo ora, perché non so dove l'ho buttata. Ah, ieri ho fatto il post con questa tinta labbra qui su Instagram. Per chi non mi segue su Instagram, magari non l'ha visto. Questa tinta labbra di Brochet. Guardate che bel colorino. E anche resiste, eh? Resiste parecchio sulle labbra, non come quelle di Maybelline, per intendersi. Però un po' resiste, sono abbastanza buone queste qui di Verochet, devo dire la verità. Non perché le vendo, ma proprio perché è vero, perché lo sapete che io se no ve lo direi, eh. Non sono tanto fan cioè sono fan di Verochet, delle creme, tutte queste cose qui. Però del make-up non sono tanto tanto fan, perché a me piace tanto la roba di Essence, come qualità anche. Qualità prezzo, diciamo, e quella di Brochet, non tutte le cose mi piacciono del make-up, ecco. Se devo essere sincera, è quello che penso è questo. Non l'ho messo l'altro mascara, porca miseria. E quindi niente, però qui ecco, le tinte labbra lì sono buone. Sono quelle del Grand Rouge e l'Elisir. Oh mamma, che riga nera mi sono fatta. Sono fatta una riga con quella matita, una di qua, una più spessa e una no. Mamma mia. Mi ci ripasso un po', ma poi l'ho messa qui. Mi ci ripasso un po' con l'eyeliner di Primark. Un pochettino sopra e via. Tanto si sta a casa oggi, quindi proprio per dirmi trucco. Allora, tanti di voi sento dire: ma che mi trucca a fare, sto a casa. Cioè, questo va bene, non dico di farsi tutte le mattine un make-up sofisticato, ma il minimo trattamento al viso ve lo vorrete fare. Come vi lavate le parti intime, per dire, come vi lavate, vi fate la doccia, come vi curate, che so, le mani, vi dovete curare anche il viso. Ora, perché ci è venuta questa a fare? Perché in fin dei conti è il biglietto da visita al viso, no? Anche la pelle, quando ti mostri a uno, se tu vai da parlare con una persona piena di brufoli, piena di spellature, brutta, cioè l'occhio vuole anche la sua parte, no? Penso io. Non curata, con le cispe nel muso, voglio dire, tutta struccata, bianca come un cencio, quello vuole anche dire, no? Se invece ti trovi davanti una persona che, non dico che si è data chissà che nel viso, ma che si è un po' curata al viso, lo vedi, si vede subito, ti dà un po' di correttore, un pochino di colore sul viso, una riga di matita e un po' di mascara e sei a posto, magari un filo di rossetto. O per chi non lo usa, un gloss o un burro cacao e sei a posto. Io la penso così, eh. E cioè, questa è tutta questione di abitudine. Dice la mattina non ho tempo. Non è vero, perché uno si alza 5 minuti prima, come si alza 5 minuti prima per andare a lavarsi, e si alza 5, altri 5 minuti prima per mettere in conto anche questo, anche la cura del viso. Che poi quando uno si è abituata, dopo non ci fa neanche più caso. Praticamente sono cose che vengono automatiche, no? È come la sera struccarsi prima di andare a letto. Non ci si può andare a letto truccate, ragazze, eh? Perché la pelle non respira. E poi vi dovete dare almeno un trattamento. Io ragiono per quelli già di una certa età, no? Certamente per le ragazze di 15 anni, eh? Comunque, per quelle di 15 anni è bene che se la puliscono il viso, perché se no poi dopo hanno problemi di brufoli. Che vi stavo a dire?
vi stavo a dire che anche la sera uno bisogna che prima di andare a letto si strucchi, se ha un po' di trucco sul viso, o anche se non ce l'ha, si pulisca il viso con detergente, perché fate conto che l'inquinamento di tutta la giornata, insomma, il sudore, tutto, vi ossuiscono tutti i pori. E quindi dopo poi avete problemi di brufoli, punti neri, e poi viene le rughe, senza parlare di quello, va bene. Comunque, e poi quando avete pulito il viso vi date un trattamento per la notte. Basta una crema per la notte, perché la notte la pelle lavora molto di più del giorno, assorbe molto a riposo. Quando siamo a riposo la pelle si rigenera, assorbe di più tutti i principi che gli mettiamo sopra, capito? Quindi conviene sempre metterci una bella crema da notte. Glielo dico anche per quelli che sono miei clienti, che so che qualcuno mi guarda, che magari non la usano, non l'hanno mai usata. È come il contorno occhi. Il contorno occhi è molto importante usarlo, perché se te vieni da me e mi compri una crema per il viso e poi dopo mi dici: ah, ma questa crema a me mi fa bruciare gli occhi, ma io non è per me, sai, ma no, no, forse sono allergica, poi, ma come te la dai sta crema? Sai, me la do per bene anche qui, intorno agli occhi. Ascolta, per intorno agli occhi c'è il contorno occhi, per quello che ti brucia gli occhi, no? Questa è la risposta che ho dato a una mia cliente. E quindi dopo varie peripezie, fra virgolette, sono riuscita a vendergli un contorno occhi per farglielo provare, perché se no, tanto se non provano, non c'è verso. Quindi, se volete una crema giorno, compratela, trovatevela. Ora, non è detto che la dovete comprare per forza da me, però ricordatevi che per il contorno occhi la crema giorno si dà così, così sul collo, su qui, sul naso, sulla schiena, però non state a darla qui nel contorno occhi, perché per il contorno occhi ci vuole un prodotto specifico. E soprattutto, te dici, c'è da vendere. Sì, è vero, però è anche vero che ci vuole una buona crema giorno, un buon contorno occhi e una crema notte almeno, e un detergente per pulirsi la pelle, perché sennò è inutile tutto, è inutile darci la roba se poi ve la pulite. Vabbè, non mi do più neanche la matita perché mi sono rotte le balle. Da un po' di burro cacao dopo e basta. Mi voglio da di questo qui e sì, mi trucco quando sto a casa, perché a me mi garba, se che se mi guardo allo specchio mi vedo brufolo come ci avevo ora, tutta rossa, dai, ma metti, mi viene a trovare qualcuno, no, non mi garba, non mi piace. Ok, questo si vede un pochino, sì, un pochino si vede, basta il minimo. Basta il minimo, com'è? Il minimo indispensabile. No, 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 com'è facile, è quello che ti basta per campare. Allora, abbiamo appena mangiato i tortelloni, quelli ripieni della Lidl, quelli che ci sono ora la settimana di Pasqua, che sono agli scampi, ai gamberi, mi pare. Non li comprate, non sanno di niente. Di niente, non sanno di niente. Fanno schifo. Costa un po', bene, però si gode poco. Allora, già che stiamo facendo un vlog, ci inserisco anche una specie di haul. Vi faccio vedere il famoso giubbottino che ho mandato a prendere da ASOS. Eccolo qua. Non credo d'averlo fatto vedere. Di averlo fatto vedere. E quindi eccolo qua, ho pagato pochissimo, mi pare 26 euro, qualcosa del genere. È di Ecopelle, così, tutto rosa, rosa, è tipo un chiodo, fatto come un chiodo, però è tutto a fiorellini, così, di Ecopelle. E mi ci voglio comprare un paio di pantaloni rossi, che dite?
O bianchi, no, bianchi ce l'ho. Rossi. Rossi, ho voglia di un paio di pantaloni rossi, ci stanno benissimo perché c'è questi cosini tutti fiorellini, tutti rossi, la base è rosa però. Comunque è rifinito benissimo e ho esagerato un pochino con le misure, l'ho preso un po' troppo largo però me lo tengo, va bene. Bastava una misura a meno, però ho sempre paura che mi stiano piccoli e allora l'ho preso grande. E poi farvi vedere un arrivo da AliExpress. Questi occhiali e la particolarità è la D e la G, che dovrebbe essere Dolce & Gabbana, insomma, taroccati, no? Invece potrebbero essere DG, benissimo, le iniziali del mio nome e del mio cognome, perché D, Donatella, e G è l'iniziale del mio cognome. Però sono carini, mi piacciono. E anche questi li ho pagati pochissimo, mi pare sulle 5 euro così. Vedete, c'hanno tutte queste così, no, qui lo vedete all'incontrario però. E poi mi sono arrivati un altro paio di occhiali sempre da AliExpress, anche questi però da vista, praticamente da vista, da lettura, ecco, diciamo così. Guardate che belli. Tutti leopardati sul rosa. E sono, vedete, ci leggo benissimo, mamma mia, ci si vede benissimo, mi piacciono tanto e anche questi li ho pagati su 5 euro, 5-6 euro, ma come qualità è molto buona in confronto a tanti altri che si trovano anche in farmacia, cioè non hanno nulla da invidiare a quegli occhiali là, ecco, insomma. Poi sono belli grossi, mi ci trovo bene, ecco, mi danno un'aria un po' da intellettuale, ecco, diciamo così. E poi, che volevo far vedere, era questi nuovi arrivi di Yves Rocher, praticamente è la nuova profumazione alle rose, all'argan delle rose, e mi è arrivata questa qui che è la crema per il corpo, con il bagno doccia, sempre argan e rose. Questa è proprio solo la novità, perché fino ad ora questa profumazione qui non c'era. E anche la cremina mani, sempre argan e rose, in questi tubettini qui simpaticissimi, che sono molto comode anche da portarsi in borsetta, insomma, queste cose qui. Ha una profumazione un po' particolare questa crema. E ora mi dispiace che non la potete sentire. Però è proprio particolare, ecco, molto tipo aromatica, ecco, diciamo così, non è proprio dolce, eh. Io pensavo fosse più dolce, avendoci, cioè, essendoci le rose, pensavo fosse più dolce essendoci la rosa dentro, invece più si sente più l'odore dell'argan, un po' più forte, ecco, proprio un po' più forte. Niente ragazzi, io rimetto qui, c'è Instagram che non funziona oggi e anche Facebook non funziona. Quindi ho fatto un post su YouTube dove vi saluto perché tanti di voi mi seguono su Instagram, ma oggi Instagram le storie non me le carica, non riesco neanche a rispondere a qualche messaggio, quindi proprio non va e non mi aggiorna nemmeno Facebook. Poi ho visto su Google che praticamente ci deve essere un guasto in tutta Europa, visto che da molte parti non funziona, quindi niente, adesso mi metto a guardare qualche video, per fortunatamente è l'unico che funziona YouTube, oppure mi metto a guardare, dopo quando ho visto tutti i video che mi interessano, mi metto a guardare Netflix e guarderò un po' di Gossip Girl, perché sono a buon punto, però non ho ancora finito di vedere tutte le serie, ecco. E domani sera c'è il GF, già, domani sera c'è il GF. Quest'anno per ora non mi prende un granché, però c'è questo Lemme che deve entrare, mamma mia, mamma mia. Segniamo un velo pietoso. E niente, ci si sente più tardi, forse, credo. Magari Ragazzi, dopo questa faccio un domenica è voto. proprio andata all'ingrasso perché abbiamo preso anche il gelato prima, qualche ora fa, non ve l'ho fatto neanche vedere. Accendo perché fa freddo, ha fatta la neve qui vicino, madonna. E ora mi sto mettendo a fare i muffin. Faccio i muffin al cioccolato.
Così vabbè, mi rimangono un po' anche per la settimana, però io intanto vi saluto perché questo video, visto, è venuto lunghissimo e quindi magari ne farò uno domani oppure vedremo, dai. Sono un po' d'ansia per domattina, quindi casomai ci risentiamo con un altro video, spero che sia anche allegro, nel senso che non ci siano brutte notizie. E niente ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Vado a fare i maffi. Ciao.